Già Presidente della Commissione Finanze del Senato, Alberto Bagnai. Buonasera, grazie per l'invito. Senatore Bagnai, vengo da lei perché ieri il Presidente Mattarella ha detto che il virus è il virus che limita le libertà e il vaccino è un dovere morale e civico. Su questo è una cosa su cui siamo tutti d'accordo o ci sono dei distinguo? Ma guardi, allora, fermo restando il rispetto istituzionale e anche personale dovuto al signor Presidente della Repubblica e al signor Presidente del Consiglio, qua forse bisognerebbe, diciamo così, ritornare alle nostre radici culturali e dire a noi stessi amicus Platos et magis amica veritas. Spieghi. Banalmente, ieri che cosa è accaduto? Ieri è accaduto fatto interessante, non del tutto inatteso, che in qualche modo mina la logica del Green Pass. Ed è che, come sappiamo, il virologo Fauci ha spiegato che con l'arrivo della variante Delta, che in questo momento è preponderante, insomma, predominante, lo scenario, lui ha detto, il panorama, ha detto lui, il landscape cambia completamente perché all'esame dei tamponi risulta che la carica virale contenuta nelle mucose dei soggetti vaccinati o non vaccinati è esattamente identica. Questo è vero, nel senso una persona vaccinata se prende il Covid è virulenta quanto una persona non vaccinata, però la malattia esatto, la prende molto più leggera. Però, dai. Aspetti, no, mi faccio completare, perché naturalmente questo non significa che i vaccini non possano essere utili e non siano un buono strumento per il contrasto, non siano uno dei tanti strumenti per il contrasto della malattia. Significa però che, per esempio, dire frasi del tipo se non ti vaccini contagi gli altri o se non ti vaccini muori, che sono delle fake news, purtroppo rischia di creare dei problemi. Però cioè, possiamo dire che se non ti vaccini, cioè una persona vaccinata è meno probabile che contragga il virus? Certo, ma attenzione, ci sono i dati, no? I dati dell'ISS che fanno vedere che per esempio nell'ultimo intervallo temporale, l'ultima settimana, insomma, fra i deceduti i vaccinati sono solo circa un 20%, quindi questo significa fondamentalmente che c'è una prevalenza di non vaccinati fra i deceduti. Attenzione, ricordiamoci che in questo momento i deceduti sono molto pochi, anche per un fattore stagionale, ma mi faccio tornare al punto. Prego. La comunicazione che è stata fatta, secondo me, e che si rischia di continuare a fare, è fuorviante e pericolosa, perché intanto crea, visto che siamo fra economisti posso dirlo, un problema di moral hazard, cioè chi è vaccinato pensa di essere A, immortale, B, assolutamente non pericoloso e quindi tende e a non adottare. Questo sarebbe un errore, lei dice i vaccinati si devono comunque ritenere, diciamo, a rischio, non meno degli altri, ma comunque a rischio, quindi avere dei comportamenti. Soprattutto perché rischiano di mettere a rischio gli altri, che poi era la logica del Green Pass. Poi sul principio, questo è un primo pezzo di problema piuttosto importante. Poi un secondo pezzo di problema, visto che lei accennava alla ripresa, ma adesso non voglio rispondere in anticipo a tutte le domande. Per come è stato presentato il decreto, per adesso le ambiguità che contiene, per gli effetti, beh, in questa fase direi che un grande aiuto alla ripresa non lo sta dando, tant'è che molte categorie economiche, per motivi economici del tutto indipendenti da, che ne so, dall'articolo 32, il rispetto della dignità della persona. Ed è il motivo anche per cui anche lei è andato in piazza ieri, nel senso, cioè, anche se il governo, diciamo, è pro Green Pass, diciamo, lei appartiene ad una parte del governo che però, diciamo, ha dei dubbi al riguardo, possiamo dirlo. Ma guardi, il Green Pass poteva essere fatto in tanti modi e la Commissione europea aveva dato delle guidelines ben precise che per esempio mettevano in rilievo l'esigenza di non discriminare le persone che per qualche motivo non avessero potuto vaccinarsi e penso a tanti soggetti fragili, immunodepressi o che per altri motivi non possono vaccinarsi. Si può ma fare anche il tampone, non c'è discriminazione, il Green Pass è anche fra l'altro tutela la privacy, io so solo che tu sei verde, passi, ma non so se hai fatto il vaccino, la malattia o il tampone. Permette? Prego. Permette? Sì, sì, faccio. Quando, certo, lei fa ottima informazione e infatti rappresenta una felice eccezione
in un mondo dell'informazione che invece sta parlando solo di Novax e Provax, che è una distinzione che non ha senso. Ieri ero in piazza perché sono un cittadino, non dispiace ad alcuni colleghi, sappiamo che c'è, diciamo, un partito che ha fatto fortuna sull'idea che i politici in qualche modo dovessero avere meno diritti degli altri, no? Naturalmente non fossero più cittadini. È un partito che si sta sfaldando, ma non parlo qui delle miserie altrui. Tra l'altro è un partito che non è presente oggi, quindi prego. Ah, beh, io non l'ho nominato, quindi se non è presente, non si può difendere. Lei sta facendo delle illazioni che... No, nessuna illazione, faccio chiarimenti, tengo un po' il ritmo, altrimenti parla solo lei. Prego, senatore. Beh, io sono musicista, so tenere il ritmo anche da solo. Così. Allora, mi faccia concludere. Allora, il punto è che si sarebbe forse potuto avere un'informativa, comunicazioni, un dibattito parlamentare prima di prendere un procedimento che, tra l'altro, e questo per esempio, diciamo, anche dalla lettura dell'articolo del professor Del Conte si intuisce in qualche modo una specie di, se posso, diciamo, usare impropriamente una categoria giuridica, di negozio in frode alla legge, nel senso che vuole introdurre un obbligo senza passare per la trafila costituzionalmente prevista per l'introduzione di un obbligo, che è un dibattito parlamentare con un atto avente forza di legge che poi viene votato dal Parlamento. Quindi questa è una cosa fastidiosa e infatti, tra l'altro, il professore la rileva in uno dei suoi ultimi articoli sul Foglio. Quindi per questo motivo ero in piazza. Se ci fosse stata la possibilità di dibattere il tema in Parlamento, mi sarei risparmiato di prendere tutto quel caldo ieri. La posizione è chiara, cioè un modo surrettizio attraverso, diciamo, un requisito per imporre un obbligo. Se fossi un uomo politico di qualunque partito di appartenenza, eviterei di seminare dubbi sulla vaccinazione e mi preoccuperei di dare il buon esempio, perché noi dobbiamo dare il buon esempio agli italiani. Devo dire che nelle parole di Bagnai non c'erano dubbi sulla vaccinazione, ma sull'efficacia del Green Pass. Detto ciò, effettivamente potrebbe essersi generata magari... Perché abbiamo anche gli altri due ospiti, prego. Banalmente, a parte questo, forse sono i medici a doverci chiarire dubbi e non sono i politici a dover chiarire dubbi. Io sono stato presidente della Commissione Finanze, come lei ha giustamente e cortesemente ricordato, non do nessun parere a nessuno su come usare i suoi soldi, né tantomeno su cosa fare della sua salute, tanto per dire, eppure sui soldi qualche idea ce l'avrei. Poi vorrei ricordare che sotto i 29 anni sono morte meno di 100 persone, quindi qui c'è anche un problema di strategia vaccinale che dovrebbe concentrarsi sulle fasce fragili della popolazione, proposta fatta dal segretario del mio partito Matteo Salvini ed accolta con, come dire, in risposta lo sberleffo di un paio di fake news. Questo sinceramente non è il modo migliore per indurre i cittadini a riflettere con serenità. Se mi permette una puntualizzazione, perché comunque sono argomenti che stiamo trattando da molti mesi, I giovani vengono vaccinati in modo particolare per permettergli di non prendere la malattia e quindi non passarla, questo è vero. Loro di quando per sé, anche piccoli, senza la vaccinazione, magari si salvano, ma è una piccoli. Questione di non farlo girare. Ma oggi abbiamo scoperto che un vaccinato può passarla. Questo se, è il dato se lo prende, ma molte percentuali nettamente più bassi di prenderlo. Nel senso, piccole, siete tutti uomini di numero, anch'io in parte, nel senso che comunque ho fatto gli stessi studi senza arrivare ai vostri livelli, ma diciamo questi qui sono i numeri. Effettivamente se lo prendi anche vaccinato lo puoi passare, ma hai meno possibilità di prenderlo. Questa è, diciamo, certezze. Abbiamo uno strumento che al momento è uno strumento di grande efficacia, che riesce a contemporare da un lato il diritto alla salute, sto parlando del vaccino, dall'altro il diritto al lavoro. Pensare che questo strumento, se introdotto per legge, possa diventare addirittura uno strumento contrario alla nostra Costituzione non sta né in cielo né in terra. Quindi riportiamo... Ma nessuno lo ha detto, peraltro. Voglio rassicurare il collega che qui non l'ha detto nessuno. Sto dicendo che rispetto a questo tema ci sarebbe una perfetta legittimità. Quindi il scegliere se farlo o meno è una decisione politica. Cioè di cui... rendere obbligatorio o meno o utilizzare o meno il Green Pass. Esattamente, è una decisione politica di cui la politica si deve assumere la responsabilità, ma non si dica che è una questione tecnico-giuridica, che esistono dei principi di libertà che verrebbero messi in discussione o addirittura che verrebbero lesi, perché non esistono principi di libertà in questo dibattito di cui si debba effettivamente
temere il degrado o comunque una riduzione. Stiamo parlando d'altro. Granelli, vengo da lei. Insomma, è abbastanza singolare. Fatemi tornare da Granelli, anche perché altrimenti è un telespettatore, non è un ospite. No, no, guardi, invece è abbastanza normale vedere gli europeisti che se ne fregano dell'Europa quando gli conviene. Vorrei ricordare che qui stiamo parlando di un farmaco che è stato introdotto ai sensi del regolamento 507 del 2006, cioè che ha un'autorizzazione condizionata all'immissione in commercio, perché siamo in condizioni di emergenza. Quindi è palese che non è stata completata la sperimentazione. Allora qua si pone un problema di eventuali lesioni, diciamo così, della persona umana, perché che cosa succederà a tendere nessuno lo sa, e dire che questa è l'unica cosa che ci può salvare, ancora una volta una fake news, le mascherine, lavarsi non le mani. Non è l'unica cosa, ha ragione da questo punto di vista. È una delle cose, anche da questo punto di vista. Però diciamo, insieme alle altre, non senza le altre. Però è di straordinaria efficacia. Allora, Bagnai, tornerò da lei dopo le borse. Adesso ci colleghiamo con il Sole 24 Ore, con Maximilian Cellino. Ieri, appunto, Jerome Powell, il presidente della Federal Reserve, ha tranquillizzato i mercati dicendo che comunque non è il momento di imporre un freno agli acquisti di titoli, a quello che si chiama generalmente quantitative easing, in gergo almeno. Quindi i mercati sono stati abbastanza tranquillizzati da questo, ed è il motivo per cui oggi sostanzialmente vediamo una seduta positiva per il Piazza Affari, che ha guadagnato l'1%. C'è da considerare anche un altro dato proveniente dagli Stati Uniti, che è quello della crescita del PIL del secondo trimestre dell'anno, del 2020. C'è stato un rimbalzo del 6,5%, un più 6,5% analizzato, che riporta la crescita americana a livelli pre-Covid. Però attenzione, questo è un dato molto inferiore alle attese degli analisti, che pensavano addirittura a un più 8,5%. E uno si chiede perché allora i mercati hanno reagito positivamente, infatti, anche Wall Street oggi segna nuovi record. Semplicemente questo, perché hanno pensato ancora una volta alla Banca Centrale Americana. Con un dato buono ma non arrembante, ci sarà ancora più spazio per misure di stimolo, ed è questo che il mercato vuole sentirsi dire. Strana cosa, il mercato vede le cattive notizie come buone, perché continuano ad arrivare gli aiuti, esatto, della banca centrale. È il nostro tipo di economia. Da qualche anno a questa parte stiamo raccontando questo, fra l'altro l'abbiamo raccontato più di una volta con lo stesso Bagnai, ma oggi parliamo di altro. Bagnai, no, parliamo sempre della stessa cosa, la privatizzazione dei profitti, sì, diciamo, e la socializzazione delle perdite, e questo è il capitalismo, diciamo, che va di moda da qualche decennio. Per certi versi stiamo sempre parlando solo da un lato diverso le cose. Secolo. Senta un attimo, questo fatto di poter perdere anche il lavoro nel caso in cui una persona non venga vaccinata, si potrebbe arrivare, secondo lei, a livello di governo ad una decisione del genere? E nel caso ci sarebbe anche l'accordo della Lega? Guardi, io vorrei, siccome sapevo di venire una trasmissione di alto livello con ospiti di altissimo livello... Non le piace livello, la domanda? È una premessa? No, vado alla risposta. Ovviamente la risposta è che la Lega non sarebbe mai d'accordo, però le voglio spiegare perché. Prego. Anche perché qui c'è un tema, cioè... Io sono andato a rileggere il dibattito sull'emendamento Moro. Lei dirà, chi è l'emendamento Moro? Il 28 gennaio 1947 Moro propose di aggiungere all'articolo 32 della Costituzione l'ultimo capoverso, quello che dice che comunque la legge non può disporre, non si può disporre per legge neanche trattamenti sanitari che siano lesivi della persona umana. E vede, qua ci sono due problemi di privacy. Uno lo pone un vecchio garante della privacy, un past president dell'associazione, che è Rodotà, nel suo testo sul diritto di avere diritti, dove racconta che le pretese del legislatore scienziato e le pretese del legislatore medico sono dichiarate illegittime da questo articolo. Poi c'è un problema più terra terra, che credo interessi anche il dottor Granelli di Confartigianato, perché poi lui sta dalla parte di quelle imprese su cui attualmente, devo dirlo come classe politica, mi assumo le mie responsabilità, stiamo scaricando tutta una serie di decisioni e di problemi. Per esempio, il garante della privacy si era espresso, quello attuale, in modo abbastanza netto il 14 maggio scorso, quando diceva sostanzialmente che il datore di lavoro non poteva raccogliere direttamente dai dipendenti dati sulla loro condizione sanitaria, e che anche il consenso previo dei dipendenti, diciamo così, era viziato dal fatto che, siccome comunque esiste, e su questo il compagno Misiani mi verrà incontro, una asimmetria fra datore di lavoro e dipendente, diciamo che questo viziava in qualche modo
il consenso non lo rendeva un valido presupposto per poi utilizzare. Quindi manca proprio, come dire, a questo punto dobbiamo un attimo venirci incontro, dobbiamo intanto ragionare su tutte le possibili strategie di contrasto, perché guardate che io l'ho detto in aula, lo ridico anche qui, esiste un rischio che si richiuda, ma non è dovuto a quelli che adesso noi stiamo bollando come i Novax, questa nuova storia della colonna infame, è dovuto al fatto che mi sembra che non si faccia abbastanza, nonostante gli sforzi della Lega, per ragionare sulle terapie domiciliari precoci, mentre per fortuna, lo dico ancora una volta, a livello europeo si sta facendo qualcosa per ragionare sulle terapie, quindi sono previsti per l'autunno 5 farmaci. Nell'attesa che questi arrivino, però, bisogna evitare di saturare le terapie intensive. Ora, esatto. Per evitare di saturarle si sarebbe dovuto evitare di tagliarle sotto il governo Monti, ma questo ormai è successo. Poi ora si devono curare correttamente le persone, tenerle a casa finché non peggiorano, senza fare sostanzialmente nulla, non è il massimo, perché sappiamo che ci sono dei farmaci che possono fortemente influire sul... Il vaccino è uno di questi, il vaccino è un importantissimo strumento di profilassi, ma siccome si ammala anche chi è vaccinato, perché, ripeto, la copertura, non so, i dati del senatore Misiani, che io rispetto, sono molto più simili a delle opinioni che a dei dati, occorre in ogni possiamo caso dire si ammala meno, io faccio sempre questo discorso perché è importante, altrimenti uno non va nemmeno a fare il vaccino se facciamo questo discorso, Bagnai. È importante che lei dica a tutti che chi si vaccina si ammala meno. Non muore, se non in pochissimi, rarissimi casi. E non muore in rarissimi casi. Allora, prego, voglio ricordarvi che su 2 navi militari, quindi di persone abituate alla disciplina e al rispetto delle regole, una portaerei britannica e una nave scuola della nostra marina, ambienti chiusi, con tutti i vaccinati con doppia dose, ci sono stati degli outbreak, cioè delle esplosioni di casi. Quindi questo che cosa ci vuole dire? Insomma, cerchiamo di essere un pochino razionali. Se il problema è limitare il contagio, e il problema è limitare il contagio, allora dobbiamo in primo luogo dire che bisogna continuare a mantenere comportamenti prudenti. Poi bisogna imparare, tutti dobbiamo imparare e insegnare alle persone a riconoscere i sintomi e ad assumere i farmaci corretti, che peraltro ora finalmente, dopo una lunga battaglia, sono anche raccomandati dal Ministero della Salute, quindi gli antinfiammatori, non solo la tachipirina. Ecco, queste sono due cose altrettanto importanti rispetto a tutto ciò di cui stiamo parlando. Di licenziare un lavoratore perché non si vaccina in base, questo secondo me creerebbe seri problemi di ordine costituzionale, non me ne voglia il professore, che sicuramente è più competente di me e anche di Aldo Moro, e soprattutto creerebbe, ve lo dico, un problema politico, perché noi, diciamo, teniamo abbastanza alla tutela del lavoro, compreso il lavoro dell'imprenditore, perché abbiamo una visione che non è così, diciamo, di lotta di classe come in certe sinistre più o meno estreme, ma che vede anche nell'imprenditore un lavoratore, che vuole tutelare anche l'imprenditore. Quando il barista mi dice: ma io cosa devo fare adesso? Devo vaccinarmi per forza? Questo per esempio è un caso, no? Una domanda che ci stanno ponendo. Oppure quando la persona immunodepressa in palestra mi dice: ma io da domani non potrò più venire? Queste sono le domande che ci dobbiamo porre. Su alcune di queste cose il governo sta agendo, per esempio pare che ci stiano definendo dei protocolli per gli immunodepressi, sì. Quindi noi continuiamo a sostenere l'azione del governo, ci sia permesso di esprimere la nostra opinione, ecco come sto facendo. Misiani, che è stato accusato di essere un compagno e di eccessiva sinistra. A parte che compagno non è assolutamente compagno una brutta per me parola. È una bellissima parola. Esatto, cioè, ma io tanto dal dopoguerra in poi, anche a quella parte politica. Prego. Ed è per questo, e gliela esprimo affettuosamente in questo modo. D'altra parte, una volta la simpatia reciproca con le compagnie, anche se spesso siamo agli antipodi. Anche se spesso siamo agli antipodi su una serie di tematiche, poi mi sarei aspettato più entusiasmo nell'appello alla vaccinazione, oltre che le cose che sono state ricordate, e mi aspetterei, e questo lo dico con grande serietà, anche la condanna di episodi come quello che si è verificato sotto la casa del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, che ha subito una manifestazione di un gruppo di facinorosi Novax, che credo sia intollerabile e inaccettabile. Mi esprimo sul tema dei licenziamenti. Inneggiare alla discriminazione sul posto di lavoro non è il massimo, diciamo, dell'eleganza. Nessuno sta inneggiando, senatore Bagnai, compagno Bagnai, io sono invece d'accordo con lei sul tema del licenziamento, sono contrario al licenziamento di chi non è vaccinato.
Pian pianino ne verremo fuori, parlandone, discutendone, ma ne dobbiamo venire fuori. Grazie davvero a tutti voi, grazie a Marco Granelli, grazie a Maurizio Del Conte, grazie ai compagni Misiani e Bagnai, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Domani Sky TG24 Economia.